Bella a tutti ragazzi, sono Elgisius e oggi riprendiamo, con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Ok ragazzi, dobbiamo entrare nel computer del mafiatoio. Ok, è una figata, cioè ragazzi, ha fatto passi da gigante rispetto al primo, decisamente. Mi spiace solamente che non sia uscito in Italia, guardate che quello mi ha spiaciuto veramente tanto. Sono i virus, sono loro la causa dei problemi del mafiatoio. Facciamoli a pezzi. Ok. Con immenso piacere, però... Io volevo salvare, ma fa niente, io non perdo mai. Capcam! Che cavolo è? Sembrano arrabbiati. Sono molto agitato, è passato molto dalla nostra ultima lotta. Bene, diamoci dentro. Lotta onda, in onda! Ok, io... Wow! Oh, anche per me, wow! Adesso premi il pulsante ok. E si parte così. Dato start. Questo non è un altro video. Ok, ho vinto. Ciao, ho vinto! Ok, no. Uno è andato, via il prossimo. Due in uno. Wow! Che animazione fighissima quella. Via il prossimo. Ok, virusino, vieni qua davanti. Cosa? Ok, ho scannato il piede. Scusate, devo rifare la mia. Perché l'art diffuso prendeva in modo diverso nel gioco precedente, nella versione precedente. Adesso riusciamo a fare un contrattacco. Ciao. Bene, nemico eliminato. Questi erano gli ultimi. L'innaffettore dovrebbe funzionare bene, giusto? Dovremmo vantarcene con tutti. Mi sono trasformato in Mega Man e ho eliminato tutti i virus. Andiamo, sì, andiamo, sì, serio. Voglio fare un manuale per mantenere segreto il fatto che sono Mega Man. È già sufficiente che l'abbiano scoperto Prez, Wood e Zack. Ragazzi, sei troppo timido. Comunque, fai il pulse out da qui, premendo il pulsante R per tornare al normale. E fai ritorno nel mondo reale. Procedi. Messaggio in arrivo. Questo messaggio è per tutti gli studenti dell'elementare di Echo Ridge. Recentemente sono stati avvistati virus nel mondo reale all'esterno del nucleo di programma, dove sanno come causare danni. Chiunque vede un virus, specialmente studenti che non sanno come lottare, stiano a distanza di sicurezza. Ok. Devo dirgli che ho risolto. Ehi, sembra che il mafiatoio sia sotto controllo. Ma siamo bagnati fradici. io sono trasformato. Sì, hai ragione, sfortunatamente dovremmo rimandare al lancio. Ricordate, c'è sempre un domani. Oh sì, ora che ci penso, ho visto qualcuno. Ho visto un ragazzo in blu entrare nel mafiatoio quando era fuori controllo. Cosa? Che sia stato Mega Man? Fantastico, intende qua il Mega Man, il nostro eroe? Che le voci riguardanti il fatto che sia di questa scuola siano vere? Va male, devo cambiare discorso prima che vada a finire male. Scusate, sì, parliamone, sì. Che tipo di esperimento state conducendo? Ottima idea. Oh, stiamo cercando di lanciare un razzo. Un razzo? Sì, stiamo costruendo un razzo nella sala del club scientifico. Ma la sua realizzazione non procede molto bene. Abbiamo pensato di fare alcuni test su varie versioni, su una versione in scala realizzata con gli stessi materiali. Come club scientifico abbiamo formato un team, con il proposito di lanciare un razzo. Sono certa che riusciremo a raggiungere pienamente il nostro proposito, giusto? Non so perché lo mettano in maiuscole tra virgolette, però... Sì, faremo del nostro meglio. Proposito? Che cosa significa? Appunto, lo sto chiedendo anch'io. Credo che si possa definire un proposito un obiettivo. Un obiettivo. La funzione proposito è una nuova funzione che evolve i legami di amicizia delle Brotherman. Diventerà presto una cosa molto comune. Dopo aver deciso l'obiettivo o il sogno che si prefigge di realizzare, si può importarlo come proposito e formare un team con altri che condividono il suo stesso proposito. È ottimo come idea. Con chi stai parlando? Oh sì, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Woodrow Boffin. Ora sono nella prima media. La gente mi chiama di solito Woody. Woody. Sono Joe Stella. Geo, eh? In questo momento è un proposito, Geo. Io? Non per adesso. Capisco. Beh, spero che troverai un grandioso proposito e farai un giorno del tuo meglio per realizzarlo insieme ai tuoi amici. Intendiamo proseguire il nostro proposito di lanciare un razzo. Non ne so molto sui razzi, ma il minimo che posso fare è tifare per voi. Mostratemi il razzo quando sarà pronto. Contaci. Ad ogni modo, non avremo qualcosa da fare? Cosa avevamo da fare? Qualcosa da fare? Appunto, cosa avevamo da fare?
Oh, caspita, dovevo incontrarmi con la Prez. Oddio, mi uccide, mi uccide. Allo spaccio al primo piano, giusto? Non so ancora cosa nello spaccio. Sia molto in ritardo, sarà furiosa. Meglio sbrigarsi. Sei in ritardo. C'erano un po' di A. Ritardo. Che diavolo mai stavi facendo? Quanto tempo pensi che sia passato da quando ti ho chiamato? Gio, come vedi, Prez è molto arrabbiata con te. Non voglio che se la prenda con me, perciò tengo la bocca chiusa. Andiamo, Wood. Neanche io voglio che se la prenda con me, perciò il meglio che posso fare è fare il tifo per... è fare il tifo per te da qui. Anche tu, Zack. Geo, tu fai silenzio. Non ci sarebbe alcun problema se fossi arrivato in tempo, giusto? Sì, scusa. Non guardarmi. Mi fai sentire come se fossi una schiavista. Intendo dire che se hai una ragione per il ritardo potrei capirti. Diglielo, Geo. Beh, ero sul tetto e l'innaffiatoio è andato fuori controllo e... Ah! Ho scoperto che era causato dal virus, così li ho eliminati. Sembra essere stata dura. Aspetta, quindi significa che ti sei trasformato nel mio amato Mega Man? Beh, sì. In questo caso avresti dovuto presentarti qui come Mega Man. Perché sei venuto qui con quel tuo aspetto banale? No, dai. Non penso che, come al solito, presti completamente fuori di testa per Mega Man. Te lo ripeto, Geo. Sono una fan di Mega Man, ma non sono una tua fan o di Omega Xyz. Ah, perfetto. Com'è possibile che Mega Man sia così incredibile e figo? Bene. Mentre tu sei un tipo così banale? Ah, questa è davvero una cattiveria. E non capisco come quel wizard violento e rozzo possa essere una parte essenziale di Mega Man. Chi è definito rozzo? Oddio! Ah! Omega Xyz, non spaventarmi in questo modo. Dirò questa cosa solo una volta per il tuo bene. Sono un alieno, non un wizard. Sono un ameiano cresciuto sul pianeta FM. Ok, ho capito. Ora sbrigati e ritorno nell'Hunter di Geo. No. Che stai guardando? Così... Ah! Ah! Ok, questo faceva ridere. Cosa sta facendo, Mega? Ah! Ferma! E come al solito Prez e Omega Xyz non possono stare vicini. Stare vicini? Lei è tremenda con lui! Il tuo wizard, giusto? Fai subito qualcosa! Ah! Geo, sembra che Prez si stia per mettere a piangere. Non puoi farlo tornare nell'Hunter. D'accordo, Mega, basta così. Wizard off. È stato epico, ok. Ansima. Non posso credere che Geo e il suo stupido wizard... Prez, non mi avete chiamato per una ragione? Ah, vero. Tipo è morta adesso, però vabbè. Quindi ho deciso che avremmo un nostro proposito da realizzare. Allora, qual è il proposito che dovremmo realizzare? Ci ho pensato tanto. Quale grande evento si terrà molto presto qui a scuola? E che ne so, io sto giocando. Sono di sicuro che c'è qualcosa in programma. Oh, ci sarà la pizza sul menù della settimana prossima. Wow, vengo anch'io, vero? Quindi stai considerando l'idea di un proposito che riguardi la pizza? Wow, fumare un tiro sulla pizza. Sbagliato, imbecilli. Presto si terranno le lezioni del presidente del corpo studentesco. Lezione per il presidente del corpo studentesco? Eh? Aspetta, Prez, vuoi dire che... Esattamente. Io, Luna Plaz, concorrerò alla carica di presidente del corpo studentesco. Wow! Quindi mi risalire nella gerarchia scolastica passando da capo classe a presidente del corpo studentesco? Proprio così, credo di essere la persona perfetta per la carica. Wow! Sarebbe divertente avere la Prez come presidente del corpo studentesco. Ti supporterò al 100%. Vero, credo che non ci sia davvero qualcuno più adatta di lei a svolgere qualcosa. Finalmente abbiamo riformato le vostre domande. Adesso possiamo formare il nostro team ed impostare un proposito. Ma prima non ci servirà segnare un nome al team o qualcosa del genere? Che ne pensate di Team Tortellini? Visto che a proposito riguarda Luna presidente, il nome del team dovrebbe avere un legame con esso. Bene, ignoratemi. Non c'è bisogno che vi preoccupiate, ho già pensato al nome del team. Prez è sempre al numero uno in questa cosa. La scorsa notte, da quando ci ho pensato, non ho chiuso occhi. Ma ovviamente sono riuscito a pensare ad un nome stupefacente per il nostro team. Beh, sentiamolo. Ascoltate bene, stupitevi. Il nome del team sarà... Luna per Prez! Veramente. Sono senza parole. È rimasta alzata tutta la notte per una cosa del genere. Ad essere sinceri, penso non è mai stata brava con i nomi. Una volta ha dato il nome al mio primo animaletto. Povero Erbagatta. Vabbè, Erbagatta perché era un gatto? No, Erbagatta era un cane.
Cosa state barbottando voi tre? Niente di niente! È un nome favoloso! Luna come presidente del corpo studentesco. Bene, sono lieto che siete tutti d'accordo. Ok, impostiamo il proposito e il nome del team per nei nostri hacker. Già impostato il suo team al proposito. Sembra che sia tutto a posto. Impostare il nostro primo team e il proposito è stata un'esperienza movimentata. Beh, è tempo di iniziare a lavorare come Luna per Press. Ma cosa possiamo fare per aiutare Press a diventare presidente? Bella domanda. Press, cosa dovremmo fare? Come prima cosa dovete cercare a scuola dei ragazzi che abbiano dei guai. Poi vi offrirete di aiutare. Naturalmente farete sapere a tutti che sono io che vi sto aiutando. In questo modo il mio pezzo di gradimento salirà alle stelle. Zack, il tuo wizard è bravo con i numeri, vero? Lo mi terrà informato sul mio tasso di gradimento, ok? Ricevuto prezzo. Wizard Dog! Ha un wizard qui? Chi è stupido? Zack, ti ringrazio per avermi convocato. Gente, mi chiamo Pedia. Per quanto concerne i calcoli, lasciateli a me. Il nostro team è ancora più forte con Pedia. Il mio database conta di vaste quantità di dati. In più, posso effettuare qualsiasi calcolo e rilevare con facilità variazioni e tassi di ogni statistica. Non c'è virtualmente nulla che non possa calcolare. Wow! Vedi, sei davvero utile. Vorrei tanto avere al più presto un wizard tutto mio. Wow, Zack, sono così invidioso. Good, non dire così. Mega, non fare così. Questa scuola sarà davvero divertente con Prez come presidente. Ragazzo, sei un bambino. D'accordo, troviamo dei ragazzi in difficoltà. Sì, muoviamo. Ok ragazzi, ma troveremo dei ragazzi per leggere Prez come presidente. Nel prossimo video, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Ma... oh, siamo quasi all'11. Oh, davvero? Cos'è sta roba? È la sua arma. Cazzo. Aspetta.